Buongiorno a tutti, conferenza stampa del giorno prima della gara Bari-Pisa. Il tecnico Luca D'Angelo a vostra disposizione, iniziamo con le domande. Aldo Gaggini, Corriere dello Sport. Dunque mister, buongiorno. Buongiorno. Dunque questa per certi aspetti è una partita molto simile, una vigilia molto simile a quella di Cagliari, perché il Bari reduce, non vince da 6 partite, reduce da 4 pareggi consecutivi. C'è un certo clima di tensione perché si aspettavano dei risultati diversi, in casa non sta facendo molto bene perché ha vinto una volta soltanto e poi una volta ha perso e 4 volte ha pareggiato, e ha dei difetti poi abbastanza marcati per quanto riguarda l'andamento della partita, parte molto forte, poi si placa, poi parte forte nel secondo tempo, il finale di partita è sempre molto disastroso. Viaggia, ha sempre subito reti in casa e viaggia a una media, penso che sono dati che li sconoscerai già tutti, ma insomma, ha una media di 1,50 gol a partita subiti. Quindi ecco, che partita, che inside da una partita così che sembrerebbe quasi insomma una partita di normale amministrazione? No, ma bisogna partire dal presupposto che il Bari sta facendo un buonissimo campionato, perché lo dice la classifica, e è una squadra forte a mio avviso, perché dal punto di vista offensivo sicuramente è molto pericolosa, ed è una squadra che è abituata a giocare insieme, visto che l'anno scorso tanti hanno così primeggiato nel campionato di Lega Pro. E come sempre dico, le partite di Serie B hanno tutte grandi difficoltà, perché ripeto, è una squadra sicuramente importante il Bari per questa categoria. Andrea Chiavacci. Buongiorno mister. Buongiorno. Ti chiedo, prima che poi di sviscerare i temi della partita, ti chiedo un po' qual è la condizione dei giocatori. Morutan aveva saltato l'allenamento congiunto con Armando Picchi, quali sono le sue condizioni e quali sono le condizioni degli altri giocatori, insomma chi mancherà domani? No, Morutan sta bene, si è allenato con la squadra, perciò è sicuramente a disposizione per giocare o per subentrare. E l'unico che è in dubbio, che lo dobbiamo fare le ultime valutazioni, è Masucci, che ha preso un colpo in allenamento e perciò è l'unico giocatore che dobbiamo valutare. Per il resto c'è Caracciolo fuori e Sissé, che però da lunedì rientrerà in gruppo. Quindi Nicolas è recuperato? No, siccome si era allenato poco. No, non è recuperato Nicolas. Ah, è recuperato? No. Ma che Nicolas più non c'è? No. Grazie, scusa. No, non c'è problema. Michele Bufalini. Faccio un paio di domande. Allora, la prima è se hai avuto modo insomma di provare qualche variabile tattica e magari secondo me era capitato l'allenamento iniziale della settimana di vederti anche provare Torre Grossa e gli Ozzi, se c'è stato anche modo di utilizzarli ancora insieme, magari è una delle cose che puoi pensare per Bari. E poi insomma questa è una battuta, invece oltre al Senegal avete fatto anche un po' Marocco, visto che Dira non ci sarà, e quindi insomma, il Marocco è andato avanti, quindi sarà privo del suo attaccante migliore, insomma, il Bari. E per quel che riguarda il discorso del mondiale, continuo a tifare solo per il Senegal. E per il discorso della Torre Grossa Gliozzi, sì, ma i giocatori si alternano durante gli allenamenti e capita che possono giocare insieme, che tra l'altro avrebbero le caratteristiche per farlo, e anche domani c'è questa possibilità che possono anche giocare insieme dall'inizio o durante la gara, ma di certo capiterà durante la stagione che giocheranno in coppia. Aldo. Dunque, recupera Di Cesare in difesa, che è un pezzo importante, è un giocatore molto forte nel gioco aereo, ha grande esperienza perché ha 38 anni ed è un giocatore pericoloso anche quando si presenta in area di rigore avversaria su calci d'angolo. Ha studiato qualcosa di particolare anche e poi sempre sullo stesso discorso, uno delle insidie maggiori che può presentare Bari in attacco è Folorunso, perché ha una grande forza, è uno che va molto, molto forte sulla fascia, insomma
Ecco, accorgimenti particolari oppure, diciamo, normalità? No, no, sì, sono sicuramente, come ho avuto modo di dire prima, il Bari è una squadra importante che dispone di tanti giocatori bravi, però noi ci adattiamo alle caratteristiche degli avversari, però non possiamo pensare di snaturarci, e perciò noi cercheremo di fare la nostra di partita, stando particolarmente così svegli in tutte quelle che possono essere calci piazzati, calci d'angolo, calci di punizione, che al giorno d'oggi sono molto, molto importanti. E ci si allena tanto sia in fase difensiva che offensiva su questi discorsi, però poi ovviamente c'è anche l'avversario, noi dovremmo cercare di essere bravi a limitarli al massimo. Andrea Chiavacci. Quanto potrebbe essere importante tornare, trasferta si sta facendo male anche in trasferta, però sono arrivati, se non sbaglio, 3 pareggi di fila dopo la prima vittoria a Perugia, quanto sarebbe importante sbloccare anche questa, insomma, striscia? Ovviamente, noi anche domani cercheremo di vincere, ci proviamo sempre, ci abbiamo provato in tutte queste partite che abbiamo giocato. E poi, come ho detto prima, c'è da confrontarsi con gli avversari, quello di domani è sicuramente pericoloso, però ripeto, noi anche domani cercheremo di vincere, perché la squadra sta bene e ha le qualità per imporsi. Giovanni Manetti. Buongiorno mister. Buongiorno. Allora, parlo della difesa. Difesa mi è sembrata una buona partita quella con Seggiolato da Ternana. Soprattutto Hermanson e Barba hanno convinto molto. Resta sempre un po' il dubbio sull'esterno destro, perché Calabrese era squalificato, Esteves ha fatto una buona partita, spinge molto, magari forse c'è da migliorare un po' nella fase difensiva. Credo che però avere una difesa compatta, cioè una difesa standard, sia un basilare nell'economia di un campionato, rispetto, ma come era l'anno scorso, ad esempio giocava sempre Birindelli, Leverbe, Caracciolo e Beruato, ecco. Ce l'ha l'idea di una difesa best, oppure ogni volta si può cambiare anche lì? Ma no, è vero che se giocano insieme trovano più così soluzioni di conoscenza, però a differenza dell'anno scorso noi giocavamo spesso con la stessa difesa per un motivo anche abbastanza semplice, perché soprattutto nel giorno d'andata Berra è stato spesso infortunato e dunque quando mancava Birindelli giocava Hermanson, eravamo un po' più ristretti in quel ruolo, e quest'anno invece, e secondo me è un bene, abbiamo più soluzioni sia centralmente che sugli esterni, e dunque noi credo che tante volte cambieremo interpreti, perché sono tutti giocatori che mi danno ampissime garanzie, anche quelli che adesso stanno giocando di meno, penso a Canestrelli che all'inizio delle prime 2-3 partite giocava spesso, adesso sta giocando meno, ma ho grande considerazione di tutti, compreso di Simone Canestrelli. Michele Bufalino. Due cose su Morutan, oltre a me, al grande momento di forma del giocatore, io ho notato una curiosità sul suo possibile riscatto. Dovrebbe fare, oltre a per avere l'obbligo del riscatto, 25 presenze con almeno 45 minuti in una. Finora su 14 presenze sue, 8 ha fatto con almeno 45 minuti, quindi vuol dire che, forse 7 insomma, quindi vuol dire che più o meno serviranno 17-18 partite sulle prossime 24, più eventuali playoff, per avere la possibilità di scattarlo. Quindi stai pensando anche a questo, non lo sapevi, non ti interessa, non avevi, ok, vabbè, non lo sapevo. Poi altra cosa che ti chiedo, Moruta, comunque per farti una battuta, abbiamo visto, insomma, come tutti i tifosi che erano presenti a San Piero, quando ha fatto il gol, gli stringi la mano, fa: ah, vai, ora puoi anche andarti a fare. Cioè, racconti quel momento comunque molto carino della settimana, insomma, alla fine. No, avevamo necessità di,
di fare allenamento, siccome siamo tanti, avevamo necessità di far giocare anche gli altri, quei ragazzi un po' più giovani, tipo Lisandro Tramoni. Lui aveva fatto quel gran gol, la gente era così felice di averlo visto, allora lo abbiamo mandato dentro, ma niente di particolare. Sul discorso invece delle presenze, non ne so niente, non è condizionante. In tutti questi anni non è capitato mai che i nostri dirigenti mi dicessero qualcosa in riferimento a queste cose, perché c'è di buono nella nostra società che ognuno fa quello che, per cui è stipendiato. Io lo sono per fare la formazione, perciò non credo che ci saranno, anzi lo escludo, problemi su questo discorso. Tra l'altro credo che siamo tutti convinti che Murudan sia un giocatore che, se riuscissimo a prenderlo in maniera definitiva, sarebbe un bellissimo colpo per la nostra società, perché è un giocatore veramente bravo, perché abbina non solo la tecnica della classica seconda punta, trequartista, ma anche un grandissimo dinamismo e lavoro difensivo, perciò è un giocatore importante che sarà anche difficile trattenerlo, perciò io mi auguro che possa giocare più partite possibile, che riusciamo così a portarlo a casa. Andrea Chiavacci, poi andiamo a chiudere. Contro Eterna abbiamo visto davvero secondo me un gran bel calcio. Ti chiedo a che punto è il percorso di crescita a livello di gioco, dei risultati che sono stati fatti, e ti chiedo quanto e se questa rosa, che dici sempre, anche prima parlando giustamente della difesa che è piuttosto ampia, quanto questa rosa potrebbe essere migliorabile nel prossimo mercato, e se è migliorabile, è ovviamente migliorabile, perché i nostri giocatori sono molto forti, ma per ovvi motivi ce ne sono anche di altri giocatori forti in giro, però è un po' prematuro parlare del mercato, ma in tutta onestà io credo che questa squadra vada bene in questa maniera, non è che abbia bisogno di tanti rinforzi, nel senso che io sono anche abbastanza conservativo da quel punto di vista, nel senso che non è che mi piace molto il mercato di gennaio, stravolgere le rose. Noi non ne abbiamo bisogno per due motivi principali. Il primo, perché abbiamo giocatori molto, molto bravi sotto il punto di vista calcistico, e il secondo, abbiamo giocatori molto bravi sotto il punto di vista umano, e dunque non bisogna cercarsi guai che non abbiamo in questo momento. È la rosa più ampia dell'anno scorso a livello qualitativo? E a livello qualitativo sì, credo di sì. La squadra dell'anno scorso aveva uno spirito che noi ci portiamo dietro da tanto tempo, grazie ai giocatori che abbiamo avuto in questi anni, e che stiamo cercando noi dello staff, che siamo anche noi un po' datati, e i giocatori più grandi, di trasmettere anche quelli nuovi, ma siamo a un livello molto buono, a mio avviso. Sono arrivati giocatori che sono molto professionali, e questo è importante, è una crescita importantissima per noi. Giovanni Manetti, poi chiudiamo. E proprio su questo ti volevo fare due domande. La prima, se l'eventuale mercato di gennaio possa essere influenzato da come procede il recupero di Caracciolo, e la seconda, se mi piacerebbe che tu spendessi due parole per un bel vecchio giocatore, Alessandro De Vitis, che insomma il primo tempo con la Ternana è stato, se mi consente, no, io parlo per il primo tempo, il secondo tempo stava cominciando a calare, per, si sa perché, è stato fra virgolette un po' quasi commovente, anche come trascinava la squadra. No, per il discorso del mercato, ripeto, è prematuro, ma Caracciolo sta bene, e credo che per il girone di ritorno sarà a disposizione della squadra, e per noi è molto importante, sotto moltissimi punti di vista, caratteriali e tecnici. E per quello che riguarda De Vitis, è un giocatore estremamente importante quando gioca, come ha dimostrato l'altro giorno, sabato, domenica con la Ternana, ed è importante anche quando non gioca, perché
è un giocatore facile da allenare perché è bravo come calciatore ed è una brava persona che non crea mai problemi, nel senso che anche quando non gioca è il primo a trascinare i compagni di squadra, a essere sempre più che propositivo. Perciò, come ho avuto modo di dire tante volte, è difficile allenare i giocatori scarsi che pensano di essere forti, e non è il caso di De Vitis sicuramente. L'ultimissima perché poi dobbiamo andare. So che non ci stai particolarmente attento al turnover, però questa è una settimana particolare perché è la prima di questo campionato dove giochiamo 3 partite. L'anno scorso lo dovevi fare sempre perché ce ne sono stati 9 se non sbaglio, però alla fine è un vantaggio, no, avere, no, solamente questa cosa. Assolutamente. E infatti ruoteranno i giocatori, ma non per il discorso turnover, ma perché badando alla condizione atletica, ovviamente, che non può essere eccellente giocando ogni 3 giorni, e badando anche alle caratteristiche degli avversari, ci sarà modo così di girare molti giocatori, e non, così come abbiamo fatto l'altro giorno. Hanno giocato Mastino, De Vitis e Steves, che erano tanto che non giocavano, ma io non ero preoccupato perché sapevo che avrebbero fatto sicuramente una buonissima prestazione, e così è stato e lo sarà anche per gli altri che verranno chiamati in causa nelle prossime partite che si giocano in questi 10 giorni. Grazie a tutti, grazie mister.